intorno a questi ragazzi che si meritano tutta la nostra ammirazione. Messaggio ricevuto, grazie per il tuo intervento. Vorrei dire una cosa a tal proposito, visto e considerate che molto spesso anche l'ignaro tifoso viene un po' sbattuto secondo le varie notizie, mi potresti fare un piacere? Sì. Di invitare qui il direttore sportivo Angelozzi, che io conosco dai tempi dell'Andria, e io farei fare un dibattito, io con lui e tu in mezzo. Addirittura. Me lo puoi fare mi questo? Mi mettete in mezzo? Cioè, vediamo se accetta. Ci proviamo. Io vorrei, anche perché la gente vuol capire tante cose. Un giornale dice una cosa, un giornale dice l'altra, un altro dice sì, un altro dice no, questo va bene, questo non va bene. A questa maniera... cerchiamo di venire incontro anche alle esigenze dei tifosi, a questa maniera le richiameremo. Tu pensi che noi, io sto... Aspetta, c'è la pubblicità, poi torniamo insieme, a tra poco, a tra poco, a tra poco. Eccoci insieme, stavo marcando a uomo il professor Antonucci, che ogni tanto mi dribbla, vuole dribblare, no? No, perché ci sono tante di quelle lettere. E cominciamo, come dice... il buon Aldo Biscardi, abbiamo carne a cuocere. No, cominciamo, ma non è carne. Mettiamo a cuocere un po' di carne, perché è il momento della posta del professor Antonucci con tante curiosità, ma c'è tanta roba. Innanzitutto c'è una prima lettera di Michele Consiglio, il quale mi chiede notizie su Buglioni, c'è della vendita degli anni 60, e poi chi era il segretario del Liberty nel 60, e secondo lui doveva essere un ex ufficiale dell'esercito. Ebbene, il segretario dei Libertini del 1960, no, questa è un'altra cosa, un'altra lettera che dobbiamo rispondere. Ah, e vogliamo cominciare con questa che, per la quale c'è l'immagine? Che lettera cominciamo è questa? Con questa. Sì, scrive Carlo Ranieri, tifosissimo del Bari e noto imprenditore, chiede: c'è stata altra volta o altre volte che allo stadio si è pagato un euro oppure una lira? Uh-huh. E io dico di sì, perché negli anni 30 con una lira si poteva andare allo stadio, però si doveva andare in divisa, vedi? In divisa, questa è una fotografia classica degli anni 38-39, e si andava in divisa. Allora tu ti presentavi al botteghino e pagavi una lira con la divisa. Poi il giovane Enzo, che presta il suo impegno nel campo della ristorazione, ricorda che noi abbiamo una volta mostrato e detto qui a Telebari che un giocatore di anni fa si rassomigliava a Berlusconi, e chiede: potrei vedere uno a fianco all'altro? Vabbè, ecco, questo è Marino negli anni 66-67, ai tempi di quando è arrivato Toneato, e Berlusconi, e in effetti sembra più o meno, io poi c'è un'altra fotografia di Berlusconi che è uguale, c'è una certa attaccatura dei capelli simile, insomma, vabbè, ci può stare. Poi ci abbiamo che c'è Mario Caselli che praticamente saluta tutti i tifosi e fa gli auguri a tutti Nicola per oggi. Sì, poi sì. Abbiamo questo, come dicevo prima, Michele Consiglio, che chiedeva chi fosse il... A Buglione, l'altra foto, quella che abbiamo mostrato prima, possiamo vedere quell'altra foto? Questo è Buglione, sì. Praticamente, ecco, ha giocato col Bari 16 partite in A e ha segnato 4 gol, proveniva dall'Anconitana, era nato nel 38, quindi ha 75 anni oggi. Invece l'altro, il segretario, a quello che mi risulta, è il grande e compianto Michele Sinesi, che noi lo vediamo in questa foto, che era segretario del Liberty nel 1960. Va bene, avremo modo di tornare anche su questo. Poi abbiamo altre lettere, le rimandiamo. Le rimandiamo, abbiamo tanta roba. Perché... anche perché abbiamo quello. Dobbiamo cercare. Oh, allora chiedo alla regia adesso, siamo pronti per il collegamento con Cristian Siciliani, oppure possiamo collegarci con il giocatore del passato del Bari, che ha giocato e ha fatto l'allenatore della Juve Stabia, ecco. Per questo il gancio, quindi c'è un giocatore del Bari che ha fatto, è stato anche un altro allenatore della Juve Stabia che ha giocato nel Bari, si chiama Pino Raffaele, che abbiamo avuto qualche volta ospite qui in trasmissione. Pino Raffaele è stato calciatore del Bari e giocatore della Juve Stabia, ha vinto anche un campionato. Non è stato il giocatore della Juve Stabia, no, allenatore della Juve Stabia. Allenatore della Juve Stabia, per cui salutiamo anche Pino Raffaele. Allora, attendo... Che la figlia ha sposato Dudu. Bravo, esattamente, ha sposato Dudu. Attendo un segnale della regia, pronto?
Pronto? Tutto tace. Pronto, ma che succede? Pronto? Forse stanno cercando di avere la comunicazione. La comunicazione, vabbè, può succedere, questa è una diretta, mica può essere tutto perfetto, insomma. Questa è la bella, come dicevo Gianni Minà. Il bello della diretta. Vabbè. Sempre il bello e brutto pure. Vabbè, oggi noi lo sappiamo ancora, oggi ci sono i sorteggi per i mondiali. Secondo te con chi finisce l'Italia? In che girone ti interessa? No, non credo che sarà Brasile e Francia, No. Anche perché ognuno hanno interesse che queste nazioni come l'Italia vada avanti per tutto quello che c'è di seguito, ecco. Di seguito, va bene. Allora, abbiamo riempito il vuoto con una domanda sulla nazionale, però noi dovremmo collegarci ora con un ex del Bari. Se ci siete, battete un colpo, perché sono in classiche situazioni nelle quali o vai avanti col discorso o non sai di cosa stiamo parlando in assoluto. Abbiamo notizie? Niente, un attimo mi dicono, insomma, c'è una situazione abbastanza ingarbugliata. Adesso, allora...